Bentrovati, una nuova puntata della Stanza del Sindaco. Siamo sempre nell'attualità e anche in questa prossima mezz'ora parliamo con un sindaco che in questi giorni, subito dopo quella notte terribile del 24 agosto, è diventato il simbolo di questo sisma che ha colpito le Marche per la tenacia, per il modo di stare tra la sua gente colpita, ferita, come molte altre comunità. Quindi io ringrazio Adolfo Marinangeli, che è il sindaco di Amandola, centro straordinario di bellezza Grazie. incredibile, come quelli colpiti da questo terremoto in un territorio fragile che, come hanno detto i sindaci in prima linea, tutti devono essere aiutati e devono essere supportati nella programmazione. Noi vi sentiamo continuamente parlare di territorio, di fragilità, quando non succede nulla, poi ci accorgiamo che voi che in quei posti ci abitate, ci vivete e li conoscete da generazioni, parlate di cose vere, reali. E allora voglio chiederle subito. Che cosa è stato quella notte? E si è accorto immediatamente della gravità dell'evento? Sì, è stata una notte particolare, una notte tremenda da ricordare. Io svegliato ho urlato a mia moglie di scappar via e ho detto sta crollando tutto. Poi è andata via la luce, è andata via l'energia elettrica. Quindi siamo rimasti nel buio con un terremoto che non cessava, perché prima da sussultorio è poi diventato ondulatorio, minuti, secondi che non finivano mai, interminabili. Io ho avuto la sensazione che fosse crollata la città, una sensazione tremenda. E al buio ho preso i figli, li ho messi in una situazione di sicurezza sotto un muro portante, li ho pregati di non muoverli lì, sono andato a prendere una pila perché il magone che avevo dentro e l'emozione torna ancora, di aprire la finestra e di vedere la mia città crollata. Questa è stata Franco, la la sensazione. sensazione immediata, Sì. un terremoto di notte, Sì. seguito da un'altra scossa. Già un'ora più tardi, Già quasi. un'ora più tardi, Sì, molto sì, forte. sì. Dopo aver messo in sicurezza, ecco, i suoi cari, lei, insomma, credo che sia sceso in strada per Due cose vedere subito ho la sua fatto. città. Due cose subito ho fatto. Prima avevo aperto la finestra perché volevo vedere se la mia città fosse ancora in piedi. Quando ho visto che invece era caduto qualche cornicione, che quindi stavamo in una situazione di possibile operazione, di possibile utilizzo. L'altra cosa, ho preso una pila, mi sono vestito velocemente, ho chiamato la prefettura. Ho detto l'importante è che qualcuno sappia che noi abbiamo avuto un terremoto forte. Io avevo la sensazione che l'epicentro fosse lì, fosse sotto i nostri piedi, perché così forte e così duraturo non l'abbiamo mai sentito. Il nostro è un territorio che ormai è abituato, Certo. se uno ci si può abituare al terremoto. E ho preso una pila e mi sono vestito e sono sceso avendo paura che le scale fossero crollate. Sono sceso in piazza, da lì a pochi minuti la piazza si è Si è riempita. riempita. Sindaco, Amandola ha uno straordinario paesaggio, spiccano i sibillini e questa faglia, insomma, è lì. Naturalmente Amatrice, naturalmente Accumuli, naturalmente Arquata del Tronto con le vittime, il Ah, ahimè, conto sì. è concluso, ma è un conto Drammatico. tremendo perché sono 300 le vittime, moltissime nelle Marche, e quindi questa natura che si ribella, ma che la gente del posto adora, nessuno vuole andare via. Ma sa, la gente di montagna è così. Ama il suo territorio, ci vive perché ama il suo territorio. Quanti di noi avrebbero potuto scegliere altri luoghi per andare a vivere? Ma noi siamo tenaci, restiamo lì perché siamo veramente innamorati. Cioè, non so se qualcuno può capire questo amore che noi abbiamo nel nostro territorio e per il quale facciamo anche questi sacrifici di vita pur di restare. E molte volte, ecco, nella politica questa cosa. Si fa capire male. La gente non capisce che questo territorio, che ormai questi
questi custodi di un territorio, questi pochissimi custodi di un territorio fanno un lavoro che è un lavoro per tutta la comunità, ma lo fanno con amore perché sono innamorati di quei posti. La tenacia sta venendo fuori, dicevamo, i sindaci in prima linea, tutti, quelli dei paesi più danneggiati. Sì. Amandola fortunatamente non piange vittime, ma credo che debba ragionare su quanto accaduto, su come prevenirlo, se è possibile, e su che cosa fare adesso, perché c'è stato il Consiglio regionale e che si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, e c'è stato il Presidente Ceriscioli che ha dato dei numeri, nel senso di ha inquadrato la situazione. Sono passati alcuni giorni e ci sono, se non vado errata, quasi 2000 sfollati in tutta la regione, un terremoto che ha colpito 3 province, 60 comuni, ci sono le tendopoli, ci sono gli alloggi. Amandola, per esempio, che tipo di danni ha avuto per le abitazioni private e poi per quello che è il patrimonio artistico, che pure è importante, va tutelato e va salvaguardato? Beh, noi abbiamo avuto danni ingenti al patrimonio culturale, storico-culturale, ma soprattutto abbiamo avuto il danno maggiore che sta nel nostro cuore, l'ospedale. Abbiamo avuto danni importanti all'ospedale. Noi abbiamo scelto una foto simbolica, no, oggi, sì, sì, perché sì. Ha fatto un po' il giro del web. Sì. Ecco, questa ambulanza sì. Dove gli è crollata addosso una parete dell'ospedale, della parte nuova dell'ospedale. Ecco. È crollata sopra e è il segno evidente di come il sisma ha ferito quella zona. Un ospedale, tra l'altro, con degenti. Sì, con... avevamo dentro in quel momento 20 pazienti in RSA, uh-huh, nella residenza sanitaria, e 24 nella medicina. Pazienti che siamo riusciti pian piano a portar via, a portarli in sicurezza immediatamente 10 minuti dopo la scossa. Lei era lì? Sì, sì, sono stato lì fino a sempre per garantire che questa cosa avvenisse con velocità, in sicurezza e senza creare problemi ai poveri pazienti che già avevano vissuto dei momenti tremendi. Inagibile l'ospedale in sì, questo momento? Nei reparti di medicina e di chirurgia sì. Negli altri? Negli altri no, negli altri stiamo facendo lavori, la regione si è messa subito all'opera, un po' anche spronata, diciamo. Direi più diciamo che spronata, in questo caso, sindaco. Sì, dai comuni, certo, dai sindaci, da una coralità di sindaci, hanno già cominciato i lavori per quelle parti che sono agibili, ma hanno bisogno, tecnicamente si dice, di provvedimenti, hanno bisogno di piccoli lavori, vengono fatti immediatamente per aprire. Domani si riapre radiologia, importante, anche verso l'esterno, certo. Quindi abbiamo già in funzione del laboratorio analisi, abbiamo già la radiologia che riapre, la TAC che ritorna a essere in funzione da domani mattina. Però questa foto e questa storia che ci sta raccontando, che cosa, come la leggiamo? Perché la difesa dell'ospedale di Amandola parte da lontano, no? Sì. Qui parliamo di un evento, speriamo, più unico che raro, no? Però che cosa ci sta a dimostrare? Che l'ospedale in montagna non serve? Che li chiudiamo gli ospedali? Una provocazione, so già la risposta, sindaco. Sì. O proprio perché siamo in quelle zone, in quei territori, con una popolazione anziana, anche fragile? Fragile, sensibile, particolarmente servono sensibile. Migliori che in altri posti? Vede, questo terremoto, io l'ho avuto a dire immediatamente, uh-huh, questo terremoto dimostra, se ce n'era il caso, se servisse una dimostrazione tangibile e forte, che l'ospedale, lì dove sta, è un ospedale essenziale. Se noi con la proprietà transitiva corriamo a territori come devastati, come Pescara del Tronto, come Arquata, e noi pensiamo a quale servizio poteva dare in quel momento lì, in quella situazione, un ospedale. Allora questo terremoto ha fatto capire, ha detto a chi ancora ha dubbi sulla presenza dell'ospedale di Amandola, che l'ospedale va lasciato lì, ma va reso funzionale, va reso con caratteristiche strutturali che possano
rispondere in maniera efficace. Pronto per le emergenze. Pronto per l'emergenza, anzi, che assicuri l'emergenza a un territorio che è un territorio ormai dichiarato terremotato. Però nell'immediato, proprio ecco questa foto, questa inagibilità dell'ospedale, sembrava che le decisioni andassero nella direzione di chiudere tutto, di svuotare, di... Lì c'è stata la tenacia dei sindaci di montagna, oltre che della gente, no? Che, oltre che della gente, non ne vuol sapere. Insomma, voi avete fatto le manifestazioni subito dopo, lei stava lì a dire, e abbiamo un'altra immagine che lo dimostra, era a dire posto, qui non passa nessuno, insomma, no? Sono intervenuti i carabinieri, sì, no? Non stavo in nessun'altra parte, era lì che il sindaco doveva stare, non doveva stare in nessun altro posto che lì a difendere i diritti dei cittadini, ma io aggiungerei insieme anche ai medici, insieme agli infermieri. Alle 4 del mattino, bisogna dirlo, tanti medici che non erano in servizio sono rientrati. Tanti medici che erano in ferie sono rientrati, tanti infermieri, tanti portantini, tante persone che lavorano in quell'ospedale, ancorché in ferie o a casa per il riposo, non è stato bisogno chiamarli, non c'è stato bisogno di chiamarli, sono venuti spontaneamente per far capire come lo sentono nel cuore. Un semplice post fatto dal sindaco alle 4 del mattino, ho bisogno di aiuto, chi è sveglio, chi è volontario, venga a darci una mano per portar fuori. Io a un certo punto ho trovato più gente lì che nella piazza il giorno della festa, del Beato. Certo, quindi questa è la grande solidarietà, il grande affetto, la generosità della gente. Poi non mi sembra solo, no, su questa battaglia, l'ennesima per questo territorio, sì, in un momento delicato, perché i suoi colleghi, al di là, no, di quello che può essere la politica, sì, il partito, certo, le appartenenze momentanee, i passaggi, esatto, sono con lei. Sì, questa è stata la grande risposta sotto una pioggia battente, quando ci siamo detti bisogna ritrovarsi, perché bisogna difendere queste cose, bisogna dare la dimostrazione che siamo uniti. E queste strutture, questi servizi non vanno toccati, proprio per le sono cose necessari. Che ci siamo detti, sono arrivati 18 sindaci, c'erano quasi 1000 persone sotto una pioggia battente, un diluvio universale, e noi stavamo lì zuppi dai capelli fin dalle scarpe, ma stavamo lì a dire ancora con forza che l'ospedale dei Sibillini è una cosa importante che non va toccata. Poi mi dicono, ma sindaco, ma lei c'ha ancora problemi e dubbi che l'ospedale si tocchi? Io vorrei rispondere di no, però non do una risposta. Io nel mio cuore so che quello non va toccato. Non va toccato, anzi va potenziato, va garantito, e il terremoto quella notte ci ha fatto capire anche i più stolti che l'ospedale deve restare lì. La Regione, no, è intervenuta, sì, insomma, con una risposta rassicurando lei, sì, e i cittadini, però insomma, no, vediamo, poi vedremo come andrà avanti. Per quanto riguarda invece l'altra notizia, quella del crollo, no, fa un po', ci si rimane un po' male nel apprendere che la parte più vecchia è quella, sì, che non ha subito danni, e invece ci sono le ricostruzioni che evidentemente hanno mostrato dei limiti per essere direi le leggeri. Le costruzioni, perché era più d'una. Sono edifici nuovi, sono ripartiti, quindi anche uno degli anni 90 e uno degli anni 2010. Io ho avuto modo, qualche mese dopo della mia elezione, dover inaugurare l'apertura della RSA, che era stata fatta, già completati i lavori qualche anno prima. E sono entrambi inagibili, però vorrei, anche perché voi giornalisti siete stati molto attenti in questo e avete fatto il vostro dovere, e di cui noi dobbiamo rendervi grazie, perché avete collocato la nostra difficoltà nella giusta posizione, nella posizione di persone che hanno questo diritto, ma hanno questo bisogno reale. Bisogna essere chiari, le strutture hanno retto. La nostra inagibilità è un'inagibilità funzionale, non è un'inagibilità strutturale.
cioè le strutture in cemento armato hanno fatto il loro lavoro. Poi che sia stato fatto all'interno, nei divisori e nelle tramezzature, negli intonaci, un lavoro, diciamo, io l'ho considerato povero, per non dire altro, per non dare un altro, questo è vero. Beh, c'è anche un'indagine della procura, quindi... Che dirà, che non deve essere il sindaco a dirlo, ma lo dirà l'indagine della procura. Però la struttura è sana. Ecco perché io un po' provocatoriamente, in quei giorni di grande tensione, ho detto, se voi mi date l'incarico al comune di Amandola, trasferite al comune di Amandola la responsabilità di eseguire quell'opera, io in 6 mesi riapro l'ospedale. Ma non l'ho detto per una battuta così, che si fa chiaramente a caldo. L'ho detto perché io credo che facendo dei lavori di ristrutturazione interna, di sistemazione interna, sono giorni più, giorni meno. Insomma, In poco si potrebbe. E anche qui staremo a vedere come avverrà questa ricostruzione. Io ho fiducia però. Una fiducia data? Ho fiducia, data dal fatto che mi sono girato quel giorno quando ho detto ai cittadini che dovevamo avere fiducia in quello che stava succedendo e avere fiducia nelle istituzioni. Mi sono girato e ho indicato una costruzione, l'impalcatura. Noi dobbiamo anche dare atto a queste cose, alle positività della situazione. Noi tre giorni dopo, avevamo già le impalcature montate intorno all'ospedale per fare subito i primi interventi, un'area vasta che immediatamente ha messo in capitolo diverse decine di migliaia di euro per fare immediatamente dei pronti interventi, delle sistemazioni. Se noi domani riapriamo radiologia, un segnale c'è, certo, quindi c'è un intervento, sono state fatte, altrimenti se volevano veramente perseguire altre strade... Insomma, ci sono gli elementi concreti che fanno capire che si sta andando in una direzione. E in questo momento, sindaco, quante persone avete senza casa in un territorio anche abbastanza vasto, sì, no? Perché il comune di Amandola... 69 chilometri quadrati, con 3.700 abitanti, la vicina Montefortino lo stesso, più grande di Amandola come territorio, quindi un territorio molto vasto. Per dare un'indicazione, abbiamo 120 chilometri di strade comunali, per dare questo valore. Noi abbiamo oggi compreso questo, diciamo, il problema dell'ospedale, abbiamo 287 persone fuori casa, che le stiamo assistendo con una tendopoli ad Amandola, con 18 tende montate nelle frazioni, nelle case sparse. E abbiamo una situazione particolare, non è... Il terremoto in montagna va a colpire la casa dell'imprenditore agricolo che vive in montagna e che non si muove, giustamente aggiungerei, non si muove perché ha i suoi affetti lì, ha il suo bestiame, ha la sua vita lì. Allora abbiamo montato le tende un po' sparse, disseminate sul nostro territorio e con la Protezione Civile continuamente, giornalmente diamo assistenza di viveri. Sindaco, però andiamo verso l'inverno, quelli sono territori, insomma, fa freddo, c'è neve, arriverà la neve. Bellissimo, paesaggio, lo ripeto, straordinario, cittadina godibilissima in tutte le stagioni. Come si affrontano? Poi c'è un'allerta maltempo, fortunatamente sta ritardando, piogge, come si affrontano tutti questi problemi? Ma si affrontano, abbiamo anche discusso proprio ieri mattina con lì all'ufficio tecnico, una riunione di lavoro, intanto seguendo le indicazioni che ci sono state date dal presidente Errani e dal presidente Ceriscioli, immediatamente portando la prima fase che è quella della autonoma sistemazione, quindi cercando di farli andare in case vicine, in affitto, in appartamenti che sono liberi, qualche seconda casa, no? Cercando di far capire da qualcuno che spostarsi sarà difficile fare questo, ma cercando di far capire pian piano che spostarsi di un chilometro, di due, cioè arrivare alla frazione più vicina non cambia, o potrebbe per qualche periodo di tempo, speriamo limitato, cambiare. Certo. Noi dobbiamo farli entrare in casa. Diciamo che settembre è il mese massimo, entro il mese di settembre dobbiamo far sì che le tende scompaiano.
Beh, lei ha dei tempi molto Molto stretti. stretti, sì. Sarà possibile questo? Non me lo pongo, non me la faccio questa domanda, non me la Bisogna faccio. lavorare per Bisogna quello. lavorare per questo. Poi vedremo, a fine settembre vedremo se ci siamo riusciti Le o meno. scuole, sindaco? Le scuole, grazie a Dio, è stato fatto un ottimo lavoro, le scuole, grazie a Dio, sono tutte agibili. Non abbiamo un filo di lesione in tutti i Perché tre edifici scolastici. sa, c'è anche la paura, io Sì, immagino il terrore di quella notte e questo stillicidio continuo perché credo che voi le scosse le sentiate tutte. tutte, e in continuo tutta la notte, anche questa Si notte. dorme Oramai si poco, si dorme sta poco, in ansia. ci si sveglia e difficilmente si riprende sonno. Io ho avuto modo di telefonare anche in regione all'assessore Bravi, sempre molto sensibile, e gli ho chiesto se forse, se dovesse continuare questo sciame sismico, forse 3 giorni di rinvio Per la porterebbe scuola. Beh, per la scuola, invece di giovedì riaprire lunedì nelle zone terremotate, porterebbe un attimo di serenità, di tranquillità, soprattutto a noi amministratori e anche alle famiglie. certo. Però quale sarà la scelta l'affronteremo, ripeto, noi abbiamo le scuole in perfetto ordine. Ho rilasciato stamattina proprio il certificato di agibilità e di idoneità statica per le scuole, quindi noi riapriamo coscienti di quello che stiamo facendo. Certo, anche a livello psicologico, no? Questi sono eventi che lasciano il segno. Io Sì. sono passata ad Amandola, ho fatto un giro nelle zone terremotate dell'Alto Maceratese e poi sono arrivata ad Amandola. E da una parte ci sono anziani che ti raccontano una cosa che pure loro non hanno mai vissuto, anziani con delle badanti, quindi persone che vengono Sì, dall'estero. Che è uguale, non hanno mai non hanno sentito mai sentito nulla di terremoto. simile. E poi ci sono i ragazzi, c'è anche una grande voglia di comunicare, di Sì, raccontare, sì. di condividere questa che è una paura diffusa che però la gente vuole condividere Sì. senza chiedere nulla. Non ho sentito persone che chiedevano soldi, persone che chiedevano Beh, altro. qui parliamo un po' dell'integrità, della dignità della persona che abita in montagna, che non a caso è costretta per sua scelta. È costretta a superare tante situazioni di difficoltà, vive continuamente nelle difficoltà è abituata a risolverle, non si piange addosso, non, assolutamente, non fa parte del nostro Una grande carattere, dignità. una grande dignità. Persone, stasera, se è possibile, di raccontarti questo piccolo aneddoto, era lì al campo, sfollati è una parola brutta, nel campo della protezione civile c'era una signora, mi sono accostato, ci ho parlato, vive da sola. E allora ho detto, dico, ma che pensi di fare? Dice, guarda, io vivo da sola, ma mi sono sentita più in compagnia questi giorni, c'è sindaco, che quando vivo normalmente a casa. Beh, è stato il regalo più grande Certo, che mi ha certo. potuto fare questa Sì, è cosa. quello che si coglie, no? Perché ecco. Beh, ben vestita, si era fatta i capelli, si era sistemata. È una signora che vive da sola e che ha la casa completamente demolita. Cioè, Forse questa è da la queste cose si dignità, questa è la capisce forza il del. perché la gente chiede aiutateci, se chiede qualcosa, aiutateci a restare, Arrestare, anche nei arrestare. luoghi dove appunto le persone hanno Assolutamente, perso dei cari, assolutamente. questo è il messaggio che è Sì, passato. sì, sì, E sì. poi vorrei dire anche un'altra cosa, no? Abbiamo detto la settimana scorsa con l'assessore regionale alla protezione civile delle Marche, ma eravamo ancora appunto nei giorni proprio del lavoro, quello duro, ancora c'erano delle persone da estrarre dalle macerie, i funerali da celebrare, insomma c'era anche un'emotività diversa. Però questa grande generosità e questo grande cuore, direi, delle persone nell'aiutare immediatamente i volontari, la protezione civile, naturalmente, i carabinieri, le forze dell'ordine, ma un po', tutti si sono Tutti, rimboccati le io maniche. ho visto poi un'esplosione di messaggi, di telefonate, alle quali poi per quei momenti non sono riuscito neanche a rispondere, lo farò con calma, ma No, lei gente. diciamolo, no, perché ce l'ho detto prima, così, a lei si è rotto anche il telefono, no? Sì, Tanto. sì.
credo che non l'abbia mai staccato da quella sera. Ecco, no, anzi, mi hanno, i miei figli mi hanno comprato una batteria alimentata, quindi andavo in giro con dei fili per non togliere la carica al telefono. L'emergenza vuol dire tante cose. E poi a un certo punto il telefono... Lei comunque è disponibile, no? È stato sempre reperibile, come si dice. Per forza. Era questo il mio dovere da dover fare, ha dovuto fare, il mio, la mia squadra. E a un certo punto mi ha fatto i fuochi d'artificio, visto questo telefono che si è illuminato e quindi molte cose le ho perse, però le devo dire, io ho visto nei confronti di tanti sindaci le telefonate, i messaggi che sono arrivati. Ma tutti quando abbiamo visto Amandola, il terremoto ad Amandola, siamo rimasti, poi abbiamo visto i danni, siamo rimasti colpiti, no? Perché anche il sisma è stato anomalo per molti aspetti. Sì, quindi lei l'ha sentita questa vicinanza delle persone? L'ho sentita forte, ma l'ho sentita anche di gente che era passata ad Amandola per turismo. Le faccio un... racconto una storia. Noi quest'anno avevamo accolto dei motociclisti che della Harley Davidson, lo possiamo dire, così come di un'altra marca della BMW. Beh, entrambe questi motociclisti, questi due gruppi, mi hanno chiamato per dire: noi siamo stati benissimo, quando siamo venuti a Amandola abbiamo visto un paese stupendo, ce l'abbiamo ancora nel cuore, cosa possiamo fare per voi? Cioè, da un gruppo di motociclisti che sono venuti una mattina di passaggio, li abbiamo ospitati, abbiamo mangiato con loro le cose buone della nostra città, i prodotti tipici della nostra città, gli abbiamo fatto vedere i monumenti, che loro se ne siano ritornati a Milano, così come a Verona, come a Venezia, e sono portati dietro questo amore per la città, così è stata per me positivamente una grande sorpresa. E so che in questi giorni stanno facendo una raccolta per noi. Stamattina, con grande sorpresa, senza chiedere niente, mi hanno telefonato loro. Persone... Sì. Stamattina abbiamo noi attivato una raccolta fondi. Stamattina sono andato un po' mettere anche noi daremo... quelle piccole firme per la cosa, e mi ha detto sindaco, io l'ho chiamata di venire con urgenza perché si sta riempiendo questo conto corrente. E io sono rimasto un po' bene, stupito. Molto bene, perché la generosità deve passare anche attraverso gesti concreti. No? Sì. Poi noi non lo diciamo, ci sono tante persone che lo fanno in forma anonima. Ci sono delle iniziative importanti che magari invece è giusto, no? Partecipare anche a chi sta lontano. Si partecipa a una festa, si partecipa a un evento e si dona qualcosa, si fa qualcosa per... chi è più lontano, ma chi ci è nel cuore, e lo ripeto, chi non chiede nulla. Sindaco, lo abbiamo detto anche con l'assessore Sciapichetti, importante sarà anche rendicontare, relazionare, credo che voi su questo siate fuori discussione. D'accordo, fuori discussione, no? Vorrete dire grazie, li abbiamo utilizzati per, credo. Assolutamente, in maniera pubblica, trasparente, sotto la luce. E abbiamo detto, quei fondi verranno destinati alle cose che la città deciderà, non il sindaco. Il sindaco deve essere l'esecutore della volontà dei cittadini, come abbiamo fatto in questi giorni. Si è parlato di spostamento, non vi permetta di raccontarle una piccola, sai, di spostamento dell'ospedale, di chiusura, ma adesso ci portano via tutto. Non è vero. Noi abbiamo ottenuto l'altro giorno un accordo scritto con la ASL per muoverci in maniera seria. Non verrà portato via nulla che non voglia i cittadini. Ho incontrato ieri sera la città, ho incontrato ieri sera i volontari e a loro ho proposto il piano di lavoro. Io non l'ho firmato, ho fatto prima la riunione, andrò domani a firmare questa cosa, questo accordo, perché questo vogliamo fare, cioè vogliamo che sia la città, che siano i cittadini a scegliere, e il sindaco sia l'esecutore della volontà dei cittadini. O il tramite, perché abbiamo visto che c'è Vasco Errani, che è stato nominato governo. Lei l'ha incontrato? Sì, due volte. Che impressione ha avuto, soprattutto nel modo di lavorare, nella ricostruzione che ha lui in mente? Ho avuto un'impressione molto positiva dall'approccio. Molte volte il vestito non fa il monaco, ma essersi presentato negli abiti di lavoro, negli abiti di cantiere, quelli che noi portiamo tutti i giorni per stare tra la gente, il fatto anche... quella simbologia dell'abbraccio, della vicinanza, del contatto,
mi fa presagire di avere un, che no, io non conosco, di un uomo che sia di grande sensibilità. Le prime battute che ha fatto, ha detto: io farò tutto insieme ai sindaci, mi muoverò insieme ai sindaci, le cose che scriveremo le scriveremo insieme, non uscirò da qui se non siamo tutti d'accordo, e le decisioni però che abbiamo preso noi saranno decisioni che dobbiamo portare avanti tutti insieme. Cioè, voi siete qui a rappresentare una comunità, testimoni in una comunità, voi vi rapportate con la comunità, sarò io a rapportarmi poi con lo Stato. Diciamo, un discorso importante di una persona che dà valore allo Stato e alla sua organizzazione. Il senso delle istituzioni. Il senso delle istituzioni. Sembra, a me è piaciuto molto. Vabbè, poi io ho un, possiamo dire, una passione, un feeling particolare, un piacere particolare nei confronti del nostro presidente Ceriscioli. E, diciamo, i detrattori mi hanno detto in questi giorni che mi sto fidando troppo. Io invece mi fido perché so che è una persona seria. So che è una persona tutta di un pezzo e so che è il sindaco delle Marche. Certo, certo. E dicevo, nel consiglio regionale, insomma, oltre a alcuni come il minuto di silenzio, che è simbolico ma è comunque importante perché lo ricordiamo, sono state davvero tante le vittime, sì, delle Marche, nelle Marche, e ci sono stati, insomma, degli episodi molto, molto toccanti, delle storie più che degli episodi, perché quelle sono storie di persone che erano in alcuni luoghi perché ci vivevano da generazioni o perché erano tornati a trovare qualcuno, perché amano quei luoghi, perché lì c'è la pace, perché lì, e quindi insomma è una tragedia che ha colpito tante persone, tutte diverse, diverse tra loro. Però in sede di consiglio regionale, subito dopo il sisma, ma anche in questi giorni, il presidente Ceriscioli ha parlato, è difficile, no, che un politico dia addirittura dei tempi, lui ha detto la ricostruzione, l'obiettivo è in 3-4 anni. Io rimango così, è una persona seria. Lei mi dice che entro settembre seria vuole già risolvere delle cose, quindi evidentemente c'è un'accelerazione. Ma su queste, vedi, su queste questioni che noi forse non, Ceriscioli ha fatto il sindaco, non comprendiamo, abituati agli scandali, no, diciamolo, sì. Anche se ultimamente il sisma va detto, no, il sisma di Colfiorito, quello dell'Emilia Romagna sono stati esempi positivi di buona ricostruzione, sì, di un'Italia, sì, buona, che funziona. Quello dell'Aquila ha lasciato qualche ferita, sì, tuttora aperta. Poi ogni storia ha i suoi perché, ha i suoi protagonisti, e quindi non entriamo in questi argomenti. Però ecco, questi 3-4 anni, vista la mole dei danni, perché è una persona seria e perché è il sindaco delle Marche, perché lui ragiona da sindaco. E quando lei mi ha fatto quella domanda, io ho detto subito: non me la pongo la risposta, so che lo devo non fare. Non è la risposta, è il modo, so che lo devo fare, lavorare per. So che lo devo fare, devo lavorare per, giustamente. Poi vedrò se sarò capace fino in fondo di portarlo a terra, ma la mia gente gli devo dire che io ci credo, e sì, ci credo veramente. Quindi ecco perché non me la pongo la domanda, so che lo devo fare, punto. E così fa Ceriscioli con noi, sta facendo il presidente con noi. Si deve fare. A me mi ha incontrato e mi ha detto: quale problema c'hai? Ma tu pensi veramente... Tu pensi veramente che noi non consideriamo l'ospedale Normando una cosa importantissima? Poi la frase storica: chi pensa diversamente è un disonesto. Chi lo dice diversamente è un disonesto. Beh, sono affermazioni, forti. Forti, anche forti, importanti, che certo danno anche quella spinta, no? Perché certo, adesso c'è bisogno, certo, voi... Emotivamente, per forza, siamo tutti, il sindaco per primo. Certo. Me non dovete dire, essere lasciati soli, lo faccio, no? Dire, certo. Il sindaco per prima ha sulle spalle hai tutti i timori, tutte le preoccupazioni, tutte le difficoltà, anche perché deve dare risposte, e quindi sicuramente. Però deve essere il sindaco per prima, così come il sindaco delle Marche, Ceriscioli, deve essere il primo a crederci. Crederci e agire sempre pensando alle comunità, restiamo, certo, su questo. Certo. Questo... Certo, quando abbiamo fatto il primo incontro insieme agli altri colleghi, i 7 sindaci con Errani e col presidente
Ceriscioli, noi non abbiamo avuto dubbi su quale fosse la ricostruzione. La ricostruzione avviene lì, deve avvenire lì, dove è nato, dove spontaneamente la frazione, il nucleo è nato. Probabilmente con dei moduli, no? Mi sembra aver capito che... Sì, sì, alla non fine... Non vedremo, diciamo, delle cose no, che... No. Noi siamo in un'area protetta, noi siamo in un'area paesaggisticamente molto bella, quindi dovremmo cautelare anche l'ambiente, perché poi quello è la nostra fonte di ricchezza futura, perché non si tralasci il fatto che la ricostruzione debba essere una ricostruzione solo delle mura, deve essere una ricostruzione degli uomini, dell'economia, una ricostruzione delle menti, dei progetti dei giovani, perché altrimenti non faremo una buona cosa. Lei no... E io le volevo dire, io direi che deve esserci anche la ricostruzione delle infrastrutture, perché questo è il momento di parlare anche delle infrastrutture che devono essere utili proprio perché il terremoto ci ha insegnato questo. Io ho iniziato dicendo che noi sentiamo sempre parlare di territori, di tutela, infrastrutture, sì, da parte di chi vive sui luoghi che poi noi scopriamo essere fragili, al tempo stesso bellissimi, sì, con delle persone, lo ripeto, eccezionali, perché... È perché basta conoscerle, basta andare in quei posti per capire che la gente di montagna è un po' diversa dalle sì, altre. Un passaggio veloce, anche se forse un po' prematuro, questo terremoto ha provocato dei danni anche alle attività economiche, molto, all'agricoltura, sì, sì, alla ricettività, al turismo. Moltissimo. Voi temete un po'... queste ricadute, queste, come dire, lì non ci si va perché, che dice? Io le dovrei dare una risposta diversa, invece vi voglio dare la risposta che credo. Questo momento è un momento drammatico. A Mandola, 37 aziende agricole in difficoltà, quindi diciamo tutto il territorio in difficoltà. Imprese agrituristiche che hanno perso i turisti. Io credo che invece oggi come dobbiamo essere ancora più forti per crederci e dare gli strumenti perché questi rialzino la testa e ripartano. È un tessuto produttivo che per noi è importante. Noi abbiamo l'agricoltura. Devono arrivare fondi anche per quello, sindaco. Sì, assolutamente. Lei assolutamente anche sì, su quello lavorerà. Sì, assolutamente. Cioè queste persone non vanno lasciate non sole. Non si può tralasciare. Hanno la casa in piedi, però bravo, magari... Non si può tralasciare la ricostruzione della casa e non la ricostruzione dell'economia. Ma su questo Ceriscioli è stato chiaro, fino in fondo. E è stato chiaro e mi è piaciuto anche un passaggio. Lei accennava delle seconde case. Noi non le consideriamo le seconde case, noi consideriamo le case dei nonni, le case dell'affetto della gente che ha sul territorio, sulla montagna. Quelle sono case che portano economia. Non è la seconda casa che si fa al mare, io mi compro la casa al mare per andare al mare. No, io vado a casa di mio nonno, dei miei nonni, sono lì perché condivido il territorio, perché amo quel territorio, perché dentro di me c'è l'amore dei nonni e c'è l'amore di una tradizione, c'è una radice. E io andando lì porto economia. Io turista che vado lì, sono l'economia di quel territorio che lo fa vivere. Quindi terrete duro anche su questo versante. Assolutamente. Quindi chiederete, immagino, assolutamente, no? Mi sembra aver l'abbiamo capito. Già cioè, chiesto. Chiederete, abbiamo già sarete chiesto. Che vengano considerate le seconde case, non vengano considerate nella loro denominazione specifica come seconde case, ma la casa della tradizione, della storia. Quindi sarete vicini anche a questi appunto imprenditori, queste, sì, artigiani che sono in grande difficoltà. Sì, assolutamente sì, chiederemo allo Stato che si tenga conto anche dell'imprenditoria locale. Non è possibile pensare che noi porteremo da fuori provincia, se non da fuori regione, delle squadre che vengano a costruire i nostri siti. Noi abbiamo manovalanza, abbiamo professionalità in loco e questa è un'ulteriore economia, è una stabilizzazione di certe famiglie che restano da noi perché hanno trovato un lavoro aggiuntivo, anche se temporaneo in questo momento, ma il lavoro della ricostruzione deve essere il segnale di un radicamento ancora più forte sul territorio. E io direi anche di andare in questi posti, no? Perché la ricostruzione inizia, perché la gente sarà ancora più accogliente. Ancora saremo pronti ad accoglierli, più generosa anche in queste difficoltà, e la natura farà il suo corso, perché
Queste scosse sono di assestamento, speriamo, poi termineranno. Si parla di sciame, si parla di molte cose, no? Ovviamente speriamo che tutto vada per il meglio Speriamo di sì. e che si torni ad apprezzare questi luoghi, queste persone che nella difficoltà sanno forse Noi un trovare segnale lo vorremmo dare il subito. Noi meglio. abbiamo già difficoltà nella programmazione della grande festa del Diamanti a Tavola, Sì, del tartufo il bianco. tartufo. Noi non vorremmo Dimenticavo, no? trascurare questo elemento. Dovrà essere la festa della ripresa, la festa della E ripartenza sarà di una festa città. se molte persone verranno, in quei luoghi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dovrà essere la festa di una città che si rialza e che è già ripartita, perché a novembre deve essere già ripartita e devono essere già pronte molte di cose, devono essere già molte soluzioni date. Io, sindaco, la ringrazio per averci dedicato questa mezz'ora, Grazie a anche voi. più, perché davvero di cose ce n'erano Grazie a voi. tante da dire. E la grande forza di questa regione, di questa parte d'Italia, no? Che è simbolicamente il cuore dell'Italia, così nel centro sta venendo fuori, batte forte, saremo ognuno nel nostro ruolo protagonisti, spero, e partecipi di tutto quello che di bello verrà e dovrà avvenire. E quindi nel ringraziarla abbraccio Grazie. tutti i cittadini di Amandola, Grazie. ovviamente tutti i cittadini di quei comuni che hanno subito, di quei territori che Sì, hanno io volevo, subito se mi è dal permesso, terremoto. Prego. ringraziare anche l'amico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino, che ha Siete lì, condiviso, siete lì. che siamo lì, che ha condiviso momenti anche difficili. Con me la mattina della scossa, era lì in ospedale con me ad aiutarmi fino in fondo. Sì, sono tanti Certe forme di sindaci da. solidarietà, ma tutti, ne ho citato lui come simbolo dei 18 sindaci che sono stati con me sotto la pioggia a difendere questo ospedale. A difendere un territorio ferito, ma che sa rialzarsi, questo ne siamo Assolutamente certi. sì. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia anche questa settimana. Ci vediamo tra 7 giorni.